Teletrasbordo riuscito. Teletrasbordo riuscito. Teletrasbordo riuscito. Teletrasbordo riuscito. Le chiamo telecapsule. E questo le controlla. È già qualcosa. La mosca è la storia di Seth Brandle, uno scienziato che inventa la capsula per il teletrasporto. All'inizio si vede in pratica questo Jeff Goldblum, Seth Brandle, che è in battigia, no? Con Gina Davis a una festa, insomma, un incontro, penso a un'installazione d'arte. Questa Gina Davis gli dà un passaggio e lo porta in pratica nel suo loft dove lui vive e dove appunto ha installato queste due capsule. Ovviamente l'esperimento all'inizio funziona solo con oggetti inanimati, infatti c'è la scena, no? Che lui gli dice prova un po' no? Perché lei in pratica lo piglia un po' per il culo, gli dice ganzo, poi ho costruito delle cabine telefoniche, boh, interessante. E lui gli dice no, queste sono capsule per il teletrasporto. E lei gli dice poveraccio, lei ci rimane un po' siccome è per di questo che è fulminato. Gli dice dammi un oggetto tuo personale e così te lo faccio vedere, no? Flirtano un po', anche lei un po' ci sta, eh. Vedi che in pratica lei si leva la calza e gliela dà. Lui la mette nella prima capsula e la calza viene teletrasportata, si disintegra in pratica nella prima capsula e si reintegra nella seconda. Jeff Goldblum e Gina Davis inevitabilmente trombano e lui, ispirato da questa trombata, no? Perché si vede, insomma, non mi sembra uno di quelli che dice boh, trombo a spanto, quindi lui la topa magari l'ha assaggiata poche volte nella vita. Insomma, ispirato da questa fantomatica trombata con Gina Davis, Daly ci piglia bene col suo esperimento e decide di testarlo su se stesso. Prima di questo lui fa una prova e introduce nella prima capsula un babbuino. Questo babbuino ovviamente si disintegra e quando si reintegra in pratica è un ammasso di carne, cioè tipo un hamburger sfatto, no? Guarda, il babbuino muore. Quindi lui dice, c'è qualcosa in vanno. Alla fine, fatti tutti i calcoli, ci entra lui stesso. Inizio, sequenza, teletrasporto. Sequenza attivata. Ma cosa succede a questo punto? Lui in pratica entra nel teletrasporto, ma nello stesso tempo c'entra anche una mosca. La mosca si fonde con il suo DNA. Seth Brandle comincia a cambiare. Mi sembra perde un dente, si stacca un'unghia dalla mano, si arrampia sulle pareti. Piano piano il suo corpo cambia e diventa tipo brutto, no? Pieno di pustole, tumefatto, proprio brutto. Diventa proprio una cosa orrenda, no? A un certo punto proprio del film lui è un uomo mosca, quello che lui stesso definisce la Brandle mosca. Gina Davis ovviamente alla fine, siccome lei c'ha anche una storia con il suo editore, mi sembra, quello la barba, lei è un po' combattuta tra i due. Jeff Goldblum ovviamente è un po' geloso di questa cosa qui. Acuendosi i suoi sensi, ingigantisce anche la gelosia che può provare un uomo normale. Quindi in pratica la gelosia che lui prova è all'ennesima potenza. Il film arriva al finale in cui Seth Brandle ormai è preso il cervello e vuole, in pratica, siccome Gina Davis è anche incinta, Gina Davis poi ha paura che il bimbo sia un bimbo mosca, decide da abortire, no? Seth Brandle invece di un sente sé che dice no, ci deve essere, perché lui dice il figliolo è normale, cioè solo io, che cazzo ci combina, non è che... Quindi decide di creare una famiglia intera, tutti dentro la stessa persona. E invece Barba, armato di fucile, spara ai cavi che uniscono le due capsule e il teletrasporto ovviamente non va a buon fine. Seth Brandle piglia Barba, ne vomita su una mano e su una gamba e gliele scioglie. Becca il fucile, se lo punta alla ghigna e si fa saltare per aria la testa. Allora, c'è stato un periodo nella mia vita in cui ero fissato con le avventure grafiche, no? Monkey Island, Zack McCracken, fantastico Zack McCracken. E poi io ci fu questo periodo lì in cui mi innamorai, ero fissatissimo con Maniac Mansion. Maniac Mansion è stato un gioco che ha fatto storia, no? Come Zack McCracken, Monkey Island. Mi ritornò in mente la trama di Maniac Mansion, a grandi linee, perché proprio non è uguale, quando uscì L'erba del vicino di Joe Dante.
L'erba del vicino è la storia di questa famiglia strana che va a vivere in una strada popolata da americani standard. Gli attori sono Tom Hanks, Bruce Dern, Corey Feldman e Carrie Fisher, la principessa Leila, cioè. Quando viene questa famiglia a abitare in questo quartiere di finto perbenismo, no? Perché poi alla fine Tom Hanks, quando arrivano questi nuovi vicini, a lui li garbano una sedia. Per lui il fatto che siano così strani li dà noia. Poi soprattutto Tom Hanks nel film è ciaccione a bestia, sa tutto di tutti, e così anche gli altri vicini. E ora i nuovi vicini qui accanto. Come si chiamano? Klopek? Che nome strano, sono slavi? Non lo so. Sono qui da un mese, hai visto in che condizioni è il loro giardino? Ad esempio, il personaggio di Bruce Dern, che è un veterano della guerra, è anche lui uno dei che non si fida una sega di questi vicini. Quindi cosa fanno? Si infognano proprio con questa famiglia nuova, no? Che arriva nel loro vicinato, e decidono di andare a vedere cosa fanno, perché ci sono delle scene, ad esempio, che poi Joe Dante è bravissimo in questo, nella rappresentazione dello strano, del diverso, è ganso, proprio a me Joe Dante mi garba a bestia, proprio riesce a farti vedere le cose non dal suo punto di vista, ma dal punto di vista proprio dei personaggi che vivono nelle sue storie. Ad esempio, c'è una scena nell'erba del vicino in cui, per dire, in questa casa di grigia, il giardino tenuto male, questi alberi secchi, c'è questa scena dove nella cantina quasi tutte le sere succede qualcosa. Tom Hanks e Bruce Dern e un altro vicino vogliono capire cosa fanno. Tutti si convincono che questi lì siano loschissimi, ma solo perché sono diversi da tutti gli altri. Quando ad esempio il figliolo o il nipote di questa famiglia esce a gettare la spazzatura nei bidoni, c'è questa scena che è fantastica. Cosa pensano Tom Hanks e il resto della banda? Pensano che dentro quei sacchi della spazzatura ci siano dei resti umani, ci siano dei cadaveri. Ora, nel film c'è un altro personaggio, un anziano in pensione, pieno di vaini, che praticamente a un certo punto sparisce dal vicinato. E Tom Hanks, Bruce Dern e quell'altri pensano subito che la sua scomparsa sia da attribuire a questi nuovi vicini, i Klopek. Walter! La cosa non mi piace affatto. Ehi, ma qui ci sono tracce di lotta, la TV ancora accesa, la sedia rivoltata. Walter deve essere uscito molto in fretta. È da questo momento in poi che i vicini dei Klopek diventano proprio entranti al massimo, no? Con la scusa di andarli a salutare, no? Di fare questo benvenuto nel vicinato, vanno a casa e cominciano a ciacciare, rufolano, perché vogliono scoprire davvero che cazzo succede in questa casa ossifatiscente. Addirittura Tom Hanks, da tanto che ci si è fissato, c'ha anche degli incubi su questi vicini di Asa, e c'ha quest'incubo in cui tipo loro fanno parte di una setta satanica, loro lo mettono tipo su una brace. Alla fine succede che i sospetti sono fondati, perché questi Klopek sono veramente dei pazzi sadici, sono veramente dell'assassino. Non so se ci sia un sottotesto, questo non lo so, perché io ad esempio, io quando guardo i film non mi ci infondo troppo sui sottotesti, sui doppi significati, se un film è un film politico, se a me un film riesce a prendermi la storia, i personaggi, dall'inizio alla fine è un buon film. Questo vale per un sacco di film e sicuramente vale per L'erba del vicino di Joe Dante.